Ciao Scorpione, benvenuto sul mio YouTube canale The Italian Style Tarot, benvenuto su questa lettura per novembre 2024. Ti chiedo Scorpione, non fa forzare questa lettura, se non ti corrisponde, questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Vediamo che succede per te. Scorpione, se hai un Sole, un ascendente, una Luna, un Venere, qualunque pianeta su questo segno, può essere questa lettura può far per te. Non forziamo, sono letture generali e vediamo che succede. My love team, datemi per favore per il mio scorpione. Ariete, l'avuto cancro. E pesci sotto il mazzo. Il sognatore e il combattivo. Fuoco, però anche tanto amore. I pesci sono molto instinti. Il combattivo, quando tu sogni qualcosa, quando la desideri, quando tu la vedi, la percepisci per quella che è, e quello è il tuo sogno, tu combatti, o così tu combatti. Però solo se veramente è un sogno nel tuo cassetto. Dammi per favore per il mio ariete, dammi l'ariete per il mio scorpione. Tre di coppe e paure. La trasformazione sotto il mazzo 3 e 8 e 11 e 2. Cos'è che ti mette paura? È come che non, in questo momento non hai niente da combattere. E questo ti fa paura? È come che nella tua energia può essere, Scorpione, quando tu sei viva, o ti senti vivo, quando puoi combattere per qualcosa o per qualcuno, allora sì, ti senti viva. E allora è come che in questo momento non hai niente da combattere e ti fa un po' paura. Ma per cosa sto combattendo io? Ma non è che devi combattere sempre, Scorpione. Rilassati un attimo, no? Vediamo. Thief, quando qualcuno ruba qualcosa tuo, bambino e la distanza, maturità, donna matura sotto il mazzo. Hanno rubato qualcosa, com'è che ti senti rubato il cuore da... Ti hanno rubato qualcosa di tuo? E se non me lo ridanno, se non mi danno questa voglia di combattere, che ce l'ho da quando sono piccolo, piccola, è come che vai in cerca di qualcosa tuo che hai perso. Solo riavendola o riavendolo puoi, hai la motivazione di combattere. Tipo, sapete quando perdiamo qualcosa? Ma dove l'ho messa? Dove l'ho messa? Non posso andare al lavoro se non ho le chiavi della macchina. Non posso andare in palestra se non ho le mie scarpe da ginnastica. Una cosa così, tipo, non posso combattere, non posso farla, non posso iniziare, non ho l'iniziativa, non posso, non ho gli strumenti giusti se non se mi è stato tolto. È come che, non dico che va in panico, però è come che ti mette quell'ansia. Come faccio adesso ad andare avanti se l'ho persa? Io credo più energetica, cioè questa è anche fisica, però. Dov'è la voglia di divertirmi se... Come posso divertirmi se non ho amici? No, anche questo. Può essere anche una cosa giusta. Com'è che hai perso qualcosa? 3 di denari, la regina di coppe che sei tu, 4 di bastoni, il diavolo, 5 di coppe, 10 di denari, che cosa non vedi? 5 di spade, il mago. Ma sì, ma guarda, scorpione, 6 di coppe sotto il mazzo. Ma calmati un attimo. Come worst case scenario, come che in tutto un tratto ti fai anche due flash, come che ti fai due flash? Come
Com'è che hai paura subito di perdere qualcosa? Ti metti subito questa ansia, ti metti subito tipo, e se non ce l'ho? E se non me la danno più? E se non la trovo più? Che faccio io se non la trovo più? Ti crei un'altra. Se hai perso quelle scarpe da ginnastica, non puoi andare adesso in questo momento al fitness. Per esempio, ti fai mezz'ora a casa. Se non trovi le chiavi della macchina per andare al lavoro, vai con il bus, vai col treno, vai con la bici. C'è sempre una seconda possibilità, c'è sempre una seconda scelta di vita, cosa si fanno, a cosa si fa. Anche noi come la pensiamo? O andiamo subito tipo in ansia, tipo, Dio mio, panico, che mo che faccio? O possiamo noi scegliere la seconda opzione? Certo, non è comoda, non è proprio il massimo, però è un'opzione. Da A alla Z tu ci arrivi. Dalla A alla Z tu ce la puoi fare. Non è proprio come l'hai pensato tu, però è possibile. Adesso non so di cosa si sta parlando qua, Scorpione. Non ho idea. Il 5 di coppe per l'ostacolo è. Non ne voglio dire che ti rassegni, non voglio dire che ti rassegni, però è come dici, oh Dio mio, che disperazione, no? Che disperazione. E mo che faccio? No, non ti vedo subito, ti vedo subito tipo. No, che ti arresa, ti arrendi? O subito tipo ti metti le mani in testa, no? Ai capelli. Siamo noi a vigilare un po' la nostra mente, ma anche a vigilare a come la pensiamo, a come se subito non vediamo un'altra via, un'altra uscita, un'altra possibilità. Come si dice quella parola in italiano? C'è tutto una possibilità. Alternativa, ecco, c'è sempre un'alternativa, sempre, sempre. La temperanza, il ragazzo di denari e sette denari, l'appeso. E sì, ho capito che ha investito tanto, sta investendo tanto. Cioè, com'è che tu. Non ne voglio che tu ti aspetti qualcosa, come te la posso spiegare questa? Tu cominci a capire che cosa hai seminato è da raccogliere, e quando tu ci metti tanto lavoro, tanta pazienza, ci metti del tuo, la vedi neutrale, allora cominci a crescere, cominci anche un po', la vedi crescere una cosa, quando tu ci metti veramente tanta energia. E va bene così. E cosa c'è con il resto? Vediamo. Dammi 4 di bastone. La forza, la regina di coppe e l'eremita. Esattamente. Ecco, è la stessa cosa come hai fatto anche nel passato. Quando tu ci metti del tuo, quando tu metti tanto del tuo, la pazienza, il giudizio, l'amore, tanto amore, il coraggio. Vedi che come, no? Come va avanti, come prosegue la tua vita, come la puoi far crescere avendo amore e pazienza. 5 di spade, dove mi vuoi portare questa lettura? Cavaliere di coppe, asso di spade, la regina di coppe, la luna. E l'otto di spade. E com'è che hai perso? Può essere quella che ti vuoi prendere, recuperare? La motivazione. In questo momento, io spero veramente solo in questo momento, il sole sotto il mazzo, com'è che hai perso? È un po' normale, Scorpione, sai, prima del tuo compleanno, noi viviamo un mese nella dodicesima casa. La
perché si lavora più interiormente, no? Che poi della prima casa del sole, del tuo compleanno in poi, da là si ricomincia. È come che tu in questo momento stai perdendo un po', non le staffe, però un po' la motivazione. Dico, ma dove? Non trovo più la motivazione, mi fa paura. Dov'è la motivazione? Non, la motivazione la ritrovi, Scorpione, però può essere anche la motivazione che di fermarsi un attimo, di stare un po' in stand-by, no? Di stare un po' tipo anche a osservare a cosa ci circonda. È come che stai cercando anche il tuo cuore o il tuo amore per qualcosa, per qualcuno, e fai difficoltà a trovarlo in questo momento, ti fa paura. Il diavolo, gli amanti. 9 di denari, re di denari, 10 di spade sotto il mazzo. Capricorno, no, Plutone, non ce l'ho qua, però Plutone, no, ce l'ho qua Plutone, trasformazione. Plutone dal 19 novembre entra in acquario, lascia Capricorno, Capricorno che è governato dai tarocchi del diavolo, no? Io ho la sensazione, è come che l'universo o la situazione che ti trovi ti vuol far capire che puoi stare anche da sola o trovare la motivazione non avendo a nessuno. Non dare troppo peso a dare la motivazione, tipo perché c'è qualcuno nella tua vita, hai questa motivazione, o perché ti senti così innamorata o ti senti così tanto innamorato. Che poi ha la motivazione devi cercare prima verso di te, dentro di te, prima di dare agli altri. Dammi 5 di coppe, per l'ostacolo, hai tutto, tu pensi che tu hai tutto, però tu pensi che non hai niente. Non è che non dai valore, non vedi a cosa hai creato fino adesso, ti ricordi prima che ti ho detto nel passato? Tutto quello che hai creato, quello che tu stai creando nella tua vita, può essere, però credo che sarà una fase. In questo momento ti senti, è come quello che ritieni un po' scontato. È come che non ci dai in questo momento quel valore, sai perché? Perché è come che ti senti un po' vuota dentro. Anche se qualcuno ti direbbe, Scorpione, ma hai visto quello che hai? Hai visto quello che hai creato? Hai visto la tua vita? In questo momento hai difficoltà a vedere. Però con la stella credo che è una fase. Credo che è veramente una fase. Vediamo, dammi 10 di denari. Il sole, l'asso di denari. Vabbè, meno male, è una fase. Meno male, è una fase. Tre di spade sotto il mazzo. Il sole, il papa e l'asso di denari, per quello che non vedi. Tante volte dobbiamo toccare il basso, moralmente il basso, per vedere veramente a cosa abbiamo creato nella vita. Perché le persone ci possono bombardare a dirci quello che abbiamo, però se non lo vediamo noi, è difficile a vederlo, no? Però meno male è solo una fase. È solo una fase, meno male, meno male. Il cavaliere di spade, l'otto di coppe e il quattro di coppe. Io credo che una situazione, 5 di spade, può essere nel lavoro o un familiare, un amico, un'amica, non so chi è. Non ti sta facendo molto bene. Perché volevo clarificare il 5 di spade, prima che dice qualcosa per questo 5 di spade. C'è un'energia qua che non ti fa bene per la tua salute, salute mentale. Motivazione non ti fa bene, non so chi è, può essere anche al lavoro, può essere un'amicizia, non lo so, non ti fa bene, no, carro sotto il mazzo. Io credo che in questo momento sai di chi sto parlando, Scorpione, no, perciò meno male è solo una fase, non ti preoccupare, Scorpione, tutti la visiamo. Queste settimane, tipo 2 o 3 settimane, tipo quando comincia a diventare anche più buio,
No, comincia a diventare più freddo, ci si è più da soli. La motivazione si perde, tutti l'abbiamo. Però questa volta tu me la fai vedere di più, me la dimostri molto, molto forte. Ma è una fase, meno male. 8 di denari, ragazzo di bastoni e l'imperatrice, il risveglio sotto il mazzo. Ha un grande supporto l'universo, però anche tu vedrai, non so come succederà. Può essere che tu te lo cominci a dimostrare anche a te stessa o a te stesso il valore che hai. Che anche tante volte quando ci sentiamo un po' tristi, ci sentiamo un po' bui, no? Ci sentiamo soli, anche quello che fa bene. Per crescere, anche quello fa bene. Questi momenti un po' buietti, diciamolo così, ma ci fa crescere per diventare più forti. Scorpione, that's it. Grazie mille. Un like se ti è piaciuto, se ti ho potuto aiutare. Noi ci vediamo molto presto con la mia lettura. Vi voglio tanto bene, dalla tua Luana. E ciao ciao.